Bella a tutti ragazzi, qui è Ricky e oggi siamo qui con un altro episodio della nostra carriera allenatore con il Bari. Come sapete dallo scorso episodio, ragazzi, aspettiamo il rapporto osservatori per alcuni giocatori a cui ho chiesto informazioni. Eccolo qui, arrivano ragazzi, stoppo perché dobbiamo comunque vedere cosa ci dicono. Allora, facciamoci prima gli allenamenti. Avete già visto che ho chiesto informazioni per Yan Uzai, che sarebbe un grandissimo colpo, non so se lo ricordate, anche al Manchester United, poi ha giocato anche in Bundesliga in prestito, quindi vediamo un po' cosa ci dicono per Yan Uzai. Allora, l'ho inviato il resoconto, perfetto. Vale 14 milioni, vale veramente tanto, è un ES di 23 anni, stipendio 27.000. Ok, mettiamolo a qualcosa in più, mettiamolo nella lista preferiti e ce lo andiamo ragazzi a visionare con voi, vediamo che succede. Allora, dov'è Yan Uzai? Fatemelo vedere, è trattativa interessante perché vale tanto. Ecco, però facciamo delega, contatta per il prestito. Puoi tentare di acquistare a titolo definitivo o puntare su altri prestiti. Ok, contatta per acquistare. E vediamo un po', ragazzi, vediamo un po'. Allora, facciamo questa trattativa difficile, che però possiamo provare. Allora, scambio giocatori, proviamo a metterci qualche giocatore, tipo, non so se può interessare un Nenè, non penso, però vediamo cosa cercano. Un terzino sinistro. Terzino sinistro, potremmo dargli o un Dumbia, che però comunque non è male, o un Delia. Facciamo così. Provo a dargli proprio Cassani, anzi no, dai, proviamo con Cassani, così faccio giocare Delia nel caso e vediamo. Ok, sono disposti a trattare, occhio che qua la trattativa è interessante, però vediamo. Offerta cartellino 26, cioè vogliono 26 milioni più Cassani, ma questi sono impazziti ragazzi. No, 12 milioni più Cassani forse. Vabbè, allora proviamo con una cifra molto più bassa, tipo proviamo 6 milioni e vediamo che ci dicono. Vediamo che dicono. Madonna mia, addirittura è più difficile ragazzi fare le trattative quest'anno, devo dirvi la verità, è molto tosta, devo dire. Allora, trattiamo anche per Ivan a questo punto, anche se non so praticamente quanto vale. Facciamo sempre scambio. Voglio andare un po' sugli scambi ragazzi, perché magari ci priviamo di giocatori che non ci servono. No, cercano un difensore centrale, ma difensori centrali siamo abbastanza chiusi. No, direi di andare diretti sul cartellino. Ora non so quanto vale ragazzi. Proviamo con 2 milioncini, però può essere pure che ci chiudono la trattativa in faccia. Oh, sono soddisfatti. Però è stato un piacere fare affari con lei. Ivan a 2 milioni, ragazzi, secondo me non è male, perché l'ho provata a buttarla lì, ragazzi, però non mi aspettavo accettassero. Questo secondo me vale almeno sui 4-5 milioni. Quindi vediamo. Allora, trattiamo il contratto, vediamo se non vuole un contratto troppo elevato, così abbiamo l'esterno destro che secondo me può crescere veramente tanto. Mettiamo turnover, vediamo che dicono, se può interessare. Non ci siamo. Ah, vuole essere titolare. Un giocatore ragazzi che vuole essere titolare, poi pagato 2 milioni, secondo me è interessante. Vuole anche 4 anni, allora ci crede veramente tanto nel progetto. Secondo me è clausola rescissoria di 4 milioni e 4. Ma la clausola a 4 milioni ragazzi è troppo poco sinceramente. Cioè me lo possono strappare via come vogliono. Però poi rischiamo che... No ragazzi, devo fare accetta perché rischiamo di non prenderlo, tanto pagandolo 2 milioni con la clausola a 4 comunque facciamo plusvalenza nel caso. Però vai, il contratto va benissimo. Ok ragazzi, direi che soffiato, contenti, lo stesso giocatore con altre squadre, lo volevano anche altre squadre, quindi secondo me ci siamo presi un gran bel giocatore. Però lo dirà il campo, andiamocelo a vedere. È scesa la valutazione perché non so per quale motivo, ma Ivan è un 70, ragazzi, un 70 a 2 milioni, secondo me è andata di lusso. Guardate quante caratteristiche buone ha: buona accelerazione, buona agilità, velocità scatto, resistenza. Dai, non è niente male, ha 23 anni, può fare sia il CC che l'ED. Secondo me è stato un grande colpo, dico la verità.
Poi, vabbè, ognuno lo giudica come volete, però secondo me a 2 milioni un giocatore come Ivan è tanta roba. Poi andiamo avanti. Qua l'età media, ragazzi, è già stata ridotta per il momento, quindi stiamo lavorando bene. Non so perché è sceso l'overall, sinceramente, fatemi vedere un po', boh, non lo so, ragazzi. Avanziamo ancora per vedere se arriva qualche altro resoconto. Madonna, quanti resoconti, ragazzi, ecco. Lo sapevo, è arrivata un'offerta di 1.700.000 per Piu, ragazzi. Attenzione, attenzione. Piu... No, ragazzi, io me lo voglio tenere. Cioè, ci tengo veramente tanto a questo giocatore, quindi rifiuto assolutamente. E quindi andiamo a vedere i rapporti osservatori. Allora, Luperto, vediamo cosa dicono per Luperto. È un 68... e vale 1,4. Ragazzi, io lo vado a trattare, sinceramente, dopo ci regoliamo. Poi vediamo Gustavo Gomez, quanto vale? 8 milioni. È un pochettino troppo, magari non è il caso. Vergara, vediamo, dimmi che almeno un 72. Questo è buono, ragazzi. Vergara del Milan, mettiamolo alla lista preferiti, che possiamo trattarlo. Sto andando molto sui difensori, ragazzi, è fondamentale. Parigini pure possiamo trattarlo. Giro della nazionale under 21 secondo me è ottimo. Poi giocatori italiani, Di Francesco penso costi di più, lo sapevo che costava di più. Vabbè, mettiamo una lista preferiti, si può trattare magari con qualche scambio. Lombardi, anche Lombardi, dai, sono tutti giocatori che possiamo trattare bene, magari spostando Martino terzino. Ora sto pensando un po' a varie cose. Lui Aramu, no, Aramu non mi convince, abbiamo già preso Ivan. Rog costerà un botto, lo sapevo, vabbè, ho chiesto comunque informazioni, ma sapevo che costava tanto. Clemenza, quanto è? No, troppo basso come overall, non mi piace. E Januzaj, va bene, quindi togliamo queste email. Ragazzi, negli allenamenti salgono Henderson sul 70 e mi va benissimo, e Krešić sul 68, quindi buona buona base. Andiamo nell'hub di mercato, ragazzi, e vediamo un po'. Allora, vediamo tutti i giocatori che abbiamo inviato per trattarli. Vediamo, volevo subito provare a trattare Parigini, che è uno dei giocatori che mi piace di più. No, l'hanno acquistato di recente, maledizione. E allora io andrei con Lombardi. Contatta per acquistare. Cartellino è bello alto, però non è detto, vediamo. Allora, vediamo. Vediamo sempre se interessa gli attaccanti. Voglio liberarmi di Nene, ma sarà difficile. Vediamo che cercano alla destra. Ma mi sa che alla destra no, abbiamo solo Ivan e non è il caso. Allora, offerta cartellino, vale 3.6 milioni. Proviamo ad offrire un 3 milioni secchi. Sarebbe tanta roba, Lombardi. Però dobbiamo vedere se è d'accordo. 3.2 milioni. Facciamo controfferta. Fa una nuova offerta. Dai, chiudiamo a 300, cara Lazio. Dai, penso che potete fare un piccolo sforzo. Mi sembra un'offerta equa. Madonna, ragazzi, 3.100.000 Lombardi secondo me è ottimo. Ora trattiamo il contratto, vediamo un po' se magari vuole clausole e cose così, ma spero di no, perché mi sa che me lo doveva chiedere prima. Il ruolo importante, sì, sicuramente andrà a fare il titolare, immagino. 4 anni, quindi anche lui crede nel progetto, perfetto. Non è interessato alla clausola, madonna, meno male, perché questo lo voglio tenere in rosa. Ok, parliamo un po' di soldi. Stipendio attuale 28.500. Diamogliene un 25. Vediamo che dicono. Avanza offerta, vediamo. No, non ho messo il bonus ingaggio. Vuole 23.500. Ok, dai, dopo 5 presenze sì, si può fare. Come clausola, diciamo, sull'ingaggio ci può stare. Ok, chiuso, ragazzi, anche il no... Ma perché scende l'overall? Boh, vabbè. Chiuso anche il nostro Lombardi. Madonna, quando è forte Lombardi. Anche lui molto veloce, agile, controllo palla. Quattro stelle piede debole, può fare tutte e due le fasce. Perfetto, quindi lo metterei subito qui, ragazzi. Non so perché voglio giocare con Martino Terzino. Sì, Martino Terzino. C'ho questa idea di base... Non lo so, voglio vedere un po', perché secondo me può darmi una grossa mano in fase di spinta qui, però vediamo. Abbiamo rinforzato l'attacco, ragazzi, lo teniamo come base sul 70 l'attacco, quindi secondo me ottimo. Forse, ci sono rimasti sui 2 milioni solamente, però arriveranno altri soldi poi più in là, quindi vediamo un po'. Allora, andiamo sempre nell'hub di mercato e vediamo, mettiamo per posizione, vorrei...
principalmente ora trattare un difensore centrale e un CC, sinceramente. Però non è semplice, questo lo so. Come CC ho selezionato Crecco, sempre della Lazio, Diakaté. Madonna, Diakaté mi piace un sacco, ragazzi, però non so quanto vale, sinceramente. Dai, facciamo contatta per acquistare, proviamo questa trattativa. Probabilmente ci chiuderanno in faccia la trattativa, però vediamo. Scambio di giocatori, dai, lo volete a Nenè? Che dite, si può fare? Allora, vediamo. Difensore centrale vogliono. Ma difensori centrali non ti posso dare praticamente nessuno. Sì, direi di no. Quindi facciamo offerta del cartellino. Quanto può valere Diakaté, ragazzi? Io gli sparo un 400.000 euro. O mi chiudono la porta in faccia, o vediamo. Siamo soddisfatti. Oh, 400.000 euro per Diakaté, secondo me non è male. Ok, è un overall che sicuramente non è alto, questo lo so. Però trattiamo, vediamo. Secondo me è un buon giovane. Alla fine il centrocampo tutto giovane, lo sto facendo, ragazzi, ormai l'avete capito. Tutto una scommessa. Io farei promessa. Secondo me l'accettano il ruolo promessa. Ok, era ciò che volevamo. Sarà un 62-63. Allora, 3 anni accettiamo. Sarà un 63. Non so perché c'ho questo presentimento. No, lo stipendio quanto vuole? Non lo so. Mannaggia, non ho visto, ragazzi. Vabbè, facciamo così. Tanto avanza offerta, poi ce lo chiede lui. Ok, 3,6. C'ero quasi come offerta. Vabbè, ti davo pure di più. Va bene. Allora, andiamocelo a vedere. Vediamo, sono curioso dell'overall. Ma è basso, sicuro. 59 addirittura. Ragazzi, forse questo è l'unico acquisto fino ad ora che ho mezzo sbagliato. Dovevo aspettare un po'. Però dai, 19 anni, una bella promessa. Magari lo mandiamo in prestito, non lo so. Vediamo un po' cosa succede. Ok, avanziamo un pochettino. Vediamo che aggiornamenti ci arrivano. Per Furlan, 520.000 euro. Offerta, secondo me, che ci sta. Un 65 che non utilizzo assolutamente. Dai, ragazzi, l'accetto perché lo voglio dare via. 27 anni, ok, può fare tanti ruoli, ma lì abbiamo tanti giocatori che voglio sfruttare di più. Eccolo qui, aggiornamento mensile. No, non fare no. Vediamo se c'è qualche giocatore interessante. 65, 90, 70, 94, questo non è male. Poi 71, 94 anche. Allora, 71, 94. Ok, facciamo così. E poi direi anche questo qui. Ok, perfetto. Quindi sì, questi qui non mi interessano più. Li abbiamo aggiunti dentro il nostro vivaio. Vi faccio vedere, ragazzi. Allora, dov'è? Eccolo qui, vivaio. Abbiamo questi due giocatori da far crescere. Perfetto. Ok, il Perugia vuole prendere Manuel De Luca in prestito per un anno. Ragazzi, io accetto perché può giocare, spero, titolare. De Luca si fa le ossa e può crescere bene. Poi colloco i giocatori. Ok, vabbè, è felice, ma io ti voglio mandare in prestito. Facciamo gli allenamenti sperando che sale qualcuno. Dai, un bel Iocolano che cresce mi apri belle prospettive. No, per il momento no. Allora, un'offerta di 1,3 per Busellato. Attenzione. No, però ragazzi, Busellato, boh, a me piace come giocatore. Non lo voglio dare, quindi rifiuto. Sempre la stessa squadra mi fa le offerte, vabbè. C'è interesse per il prestito di Under, come si chiama lui. Vabbè, ormai a noi hanno chiuso le porte, non mi interessa particolarmente. Quindi avanziamo, vediamo. Ok, abbiamo ceduto in prestito De Luca. Perfetto. E poi arriva un'offerta per De Lucia. De Lucia anche in prestito può andare. Può andare al Venezia. Quindi tutte squadre di Serie B che vogliono prendere i nostri piccoli talentini. Ok, altri allenamenti da fare assolutamente. Vediamo un po' chi ci mettiamo. Alleniamoci. Dov'è l'altro giocatore? Eccolo qui. Vorrei allenarmi questo TS di 15 anni che non è affatto male, secondo me. Mettiamoci difesa. Vediamo, secondo me già sale al primo allenamento. Boh, la butto lì, vediamo. No, non è salito, però Pio ha preso una A. Quindi lui è vicino a 70. Secondo me può crescere bene. Allora, vediamo qui De Lucia, ok, è andato in prestito. De Luca ancora non ho visto. Perfetto, Furlan lo abbiamo venduto. Sfortiamo un pochettino la rosa. Quindi quanto abbiamo di budget adesso? 2,5 milioni. Va bene, aspetto altri rapporti osservatori, ragazzi. Vediamo un po' che succede.
È arrivata un'offerta per Nenè, ragazzi. Non vedo manco il prezzo, lo mando via perché veramente non so che farmene. Quindi, ragazzi, assolutamente accetto. Togliamo l'email. Avanziamo, arriva subito la partita col Perugia di Coppa Italia. Vediamo se arriva qualche altra email. Vediamo, ok. Ragazzi, Diakaté è diventato già un 60, quindi cresce bene. E poi fatemi vedere un po' la formazione che utilizziamo per battere in qualche modo il Perugia. Però ragazzi, abbiamo Bani e Krešić, tutte e due che non stanno bene. Allora mettiamo Masi, ma Henderson può fare pure il centrale, non penso. Ah, perfetto, perfetto, 1,80. Ok, alternative in più che non pensavo di avere. Madonna Zanellato vicinissimo al 60, al 70. Ok, questa è la formazione per provare a battere il Perugia. Giochiamo questa partita, ragazzi, perché ci sta, dobbiamo assolutamente vincere per l'obiettivo. Sì, direi che la formazione va benissimo. Quindi, ragazzi, leggenda 4 minuti sereno, si va nel match. Ecco qui, ragazzi, primo impegno, diciamo, anzi, ufficiale sicuramente, contro il Perugia. Voglio provare ad andare un pochettino più avanti in Coppa Italia, quindi questo è il primo step. Dobbiamo battere il Perugia e, ragazzi, vi dico già che giocheremo con i nuovi acquisti, quindi occhio. Non so perché non si vede tanto bene il campo, vi dico la verità, almeno io lo vedo non benissimo. Non so ora voi come si vede, forse devo modificare qualcosa, boh, vabbè, giochiamo con questa linea un po' strana e si prosegue. Subito Kozak, vai Kozak, vai Kozak, niente. No, Di Carmine, occhio a Di Carmine, palla fuori. Bravissimo Zanellato, può partire Ivan, buona la sua velocità. Eccolo il nostro esterno che ci aiuterà in Serie A. Vedi il cross, vai di testa Lombardi, palla fuori. Sale Martigno sulla fascia, scambio qui centrale, Petriccione, vede Busellato. Eccolo Busellato che prova a far salire Zanellato, mettila per Kozak, mettila Kozak, sinistro, madonna che parata Rosati. Vai di testa, brava Tebor. Vai Busellato, fai salire Ivan. Ivan può puntare, preferisce andare per vie centrali. Zanellato allarga il gioco, c'è Lombardi che scambia benissimo, ma Kozak non va incontro. Vai di testa, bravo. Occhio a Di Carmine. Mamma mia, Henderson, che difensore, ragazzi, che difensore. Vai Henderson, allarga sto gioco, bravo Lombardi. Lombardi vede Kozak. Kozak, pallone dentro, c'è Busellato. Busellato può andare, deve frenare però. Vede pallone per Petriccione che si appoggia ancora per Zanellato. Zanellato la mette dentro, Petriccione, bellissima questa palla. Kozak la difende, mettila dentro, eccolo Petriccione, 1-0. Ma che azione, ragazzi, Kozak che funge da pivot, aspetta l'inserimento di Petriccione che la mette dentro. Tanta qualità nonostante l'overall un po' basso dei miei centrocampisti, ragazzi. Che bel gol qui, sorpresa la difesa alle spalle del Perugia e siamo 1-0 per noi. Vai che è salito Ivan, vai Ivan, mettila dentro. Oddio Kozak, se l'hai visto, madonna che gli aveva messo. Vai Lombardi che l'hai presa bene, Lombardi, Lombardi vede Ivan, la palla gli arriva in qualche modo. Mettila, ancora Petriccione, palo incredibile, ma che inserimento, Petriccione scatenato e che bella palla di Ivan, ragazzi. Bella Zanellato. Mettila dentro, perfetto. Bello questo dialogo, Lombardi. Anticipato bene da Brighi. Bellissima Busellato. Che gran centrocampo. Oddio, è ripartito il Perugia però. Fermiamoli in qualche modo, fermiamoli. Aia, bravissimo Masi. Molto tranquillo, mica il rinvio. 90esimo, aspettiamo solamente il fischio finale. Che penso arriverà a breve. Chiudi, 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 chiudi. Tutti in difesa, ragazzi, tutti in difesa. Adesso dobbiamo tenerlo e si va a vincere, ragazzi. Primo impegno ufficiale nella nuova stagione portato a casa. E dovremmo aver superato già l'obiettivo. Ragazzi, si vede che la squadra con questi nuovi acquisti già è una squadra molto, molto più forte di quella dell'anno scorso. Però abbiamo giocato contro una squadra comunque non fortissima. Infatti siamo saliti anche di overall. Ok, Scalera è tornato dalla squalifica, quindi dobbiamo ancora lavorare bene. Facciamo i nostri allenamenti. Devo anche vedere chi è salito in Serie A, ragazzi, perché, e chi è retrocesso, perché sono abbastanza curioso. Allora, ragazzi, in Serie A è salito
la Cremonese, noi ovviamente, fatemi vedere chi più, Udinese, Torino, Spal, ah, è il Pescara, perfetto. Invece, in Serie B, ora ve lo dico subito, ah ragazzi, il Mondiale l'ha vinto la Spagna, se vi può interessare. In Serie B, ragazzi, sono scesi Benevento, Verona e, aspettate, c'è un'altra squadra, Benevento, Verona e Crotone, perfetto. Quindi queste sono le squadre che sono retrocesse e quelle che sono salite. Quindi ragazzi, io direi che questo episodio possiamo chiuderlo qui, episodio molto ricco di acquisti e anche una bella partita, quindi secondo me ci siamo, dai, sì, abbiamo raggiunto i sedicesimi di finale, quindi direi di chiudere qui, ripeto, l'episodio. Nel prossimo episodio ci sarà ancora mercato, sicuramente, perché faremo l'ultima parte di mercato, fatemi vedere il calendario, sì, finirà il mercato e poi ci sarà la partita con l'Inter, sì, direi perfetto, e quindi ci sono ancora alcuni colpi, dovrebbero arrivare altri soldi, almeno di solito sul 20 agosto arrivano, ora non lo so se però effettivamente arriveranno, però noi ci speriamo, se no proviamo un ultimo colpetto da 1,5 milioni, vediamo un po'. Mi servirebbe forse leggermente un po' più di qualità a centrocampo. Un centrocampista mi serve perché l'attacco è ottimo. Secondo me abbiamo pure buoni sostituti come Piu, Rajčević e via dicendo. La difesa non è affatto male. Certo, dai, no, abbiamo praticamente tutti sul 70 anche in difesa. Serve un centrocampista di qualità. Questo sì, perché Busellato e Zanellato cresceranno presto, diventeranno sul 70. E Petriccione, che ha giocato bene col Perugia, però squadra di Serie B, serve un'alternativa, perché poi le alternative sono Guidi, abbiamo comunque Diakaté, uno, due centrocampisti centrali, magari anche con qualche scambio, dobbiamo prendere. Quindi ragazzi, questo episodio finisce qui, mi raccomando, tanti mi piace, tante iscrizioni al canale, noi ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao ragazzi!